permesso? Che sta qui la signorina Miri? Sì, sono io, t'accomodi. Disturbo? No, no, prego, t'accomodi. Signorina, mi è mandato da lei e il signor Annovatti, sono ah, sì, sì, me l'ha parlato, aspettavo. Dici che lei ha i provini? Sì, ho i provini. Se tutte le ragazzi. Allora c'è pure quello di mio figlio. Qual è la tua figlia? Che cazzo? Ah, il numero 7, in scatola. Tu in scatola? No, in scatola per portarla giù in proiezione e a passare... Ah, per lì, sì, sarà, ho capito. Allora non me lo fa vedere. E no, questo è un altro provino. Sì, un altro ragazzino. Si capisce poco. E questo fa venire la pelle d'oca, signorina. Che mi fa vedere quello d'altro? No, per carità, che scherza, signora. C'è Blasetti che sta già in proiezione e mi sta aspettando. E che c'è un minuto? Sì, spiccia la porta di prima impressione. Blasetti aspetta. Adesso vengo. Sarà piano, sa. E va bene, adesso quando vengo. Quando sta la pressione con le ragazze. Va bene, ciao, sì, ciao. Signorina, che guardano i provini? Sì, guardano i provini. Pure quello della buba mia. Sì, anche la bambina sua. Signorina mia, me lo faccia vedere. Per carità, signora, mi creda, è impossibile. Se sono venuta fino a qua. Ma signora, una fila da me mi fa prendere. Ma chi mi vede? Mi metto da una parte. Per carità, Nella, diglielo un po' tu. Ma abbia pazienza, allo scuro stanno a me. No, è impossibile, signora, mi creda. Oddio, dove ho vista lei? Ma io ho vista da qualche parte. Sì, sì, io l'ho vista. Dove ho vista? Ma aiuti, signorina. Oddio, che ti vergogna? E mi avrà vista al cinema. Ah, al cinema sul telone, è vero, Per film romano, tanto carino, come si chiamava? Sotto il sole di Roma. Quanto era carino per film. E lei che piava con lo schiaffone, no? Tanto mi sono divertita. Dai, ricordini, e lei ti piaceva tanto. E mo che fa, ti lavora nel film con la tua mia? No, signora, non faccio più il cinema. Sono piegata qui. Lavora non sempre. Ah, lei mi fa più? No. E perché? Signora mia, io non sono un'attrice. Mi hanno preso una volta, due volte, così, perché ero il tipo che servivo a loro. E veramente mi ero pure un po' illusa. E ci ho rimesso l'impiego col fidanzato che c'avevo. Ma sai che gli dico? O essere attori sul serio di professione, o meglio non illudersi per niente e avere un mestiere. Mi dispiace di queste cose a lei, che mo ci spera. Può darsi pure che ha ragione, Io ci credo poco. Perché ne sono venuti fuori tanti dei disgraziati, queste illusioni del cinema. Io poi che mi ero messa in testa ad essere tanto brava, tanto bella, eppure, eccomi qui, sto al montaggio. Più nessuno mi ha chiamato, sto qui. Così. Porella. Mica per tutte sarà uguale, signorina. Sarebbe un guaio per me. Sarebbe un guaio grosso, senza rimedio. Ci ho puntato tutto.